ce le racconta, messe bene in lista, il nostro Ivo Mei, a cui do il buongiorno. Buongiorno Ivo. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti e bentornati agli appuntamenti del weekend suggeriti da Coffee Break. Inizio subito con Roma, dicendovi che alla città dell'altra economia, nel quartiere Testaccio, è in corso fuori posto Festival di Teatri al Limite, con diversi laboratori gratuiti per tutti. Fino a mezzogiorno di oggi c'è quello dedicato alla cucina, poi inizierà quello dedicato alle arti manuali e nel pomeriggio ci sarà quello per la danza, dedicato soprattutto ai bambini. La parola d'ordine comunque qui è socializzare, quindi andate pure a divertirvi alla città dell'altra economia. Sempre a Roma arriva questo fine settimana direttamente da Napoli, dove era stato la settimana scorsa, lo Street Food Parade Truck Edition, il meglio del cibo di strada proposto su veicoli su ruote. Supplì, arancini, olive ascolane, ma anche hamburger e il meglio del pesce e dei dolci. Tutto il meglio che può offrire la cucina di strada nella popolare piazza di San Giovanni Bosco a Roma. Quartiere molto popolare, molto popoloso, e quindi lì sarà bene, ci sarà una grande affluenza per mangiare queste cose. E a proposito di cibo di strada, se oggi invece vi trovate dalle parti di Napoli, non c'è più il Street Food Parade Edition, ma c'è la Sagra della Zeppola a San Giuseppe Vesuviano, 16ª edizione, e prevede anche dimostrazioni di alta cucina e ampio programma di intrattenimento per grandi e piccini. L'appuntamento è in piazza Elena d'Aosta, quindi San Giuseppe Vesuviano. Se siete in vena di un weekend invece più romantico, vi segnalo che oggi è il B&B Day, si dorme una notte gratis in alcuni dei più bed and breakfast di charme, diciamo, d'Italia. Ovviamente bisogna prenotare due o più notti per averne una in omaggio. Per saperne di più, bbday.it, scritto così, bbday. Scendiamo ora fino in Sicilia, dove quella di oggi sarà la notte bianca dell'UNESCO dedicata a Palermo, Monreale e Cefalù. Infatti, in occasione dell'anno europeo del patrimonio culturale, i monumenti dell'UNESCO di Palermo Arabo Normanno, le cattedrali Cefalù e Monreale saranno aperti dalle 7 di questa sera fino a mezzanotte, approfittatene. Rimbalziamo come una pallina da tennis fino a Sanremo, dove, sepolto il festival, rimangono i fiori. E infatti domenica si celebra il Carnevale dei Fiori con le sfilate di carri tutti agghindati, una tradizione che risale al 1904, quando per la prima volta si misero tutti questi fiori di Sanremo bellissimi addosso alle carrozze che giravano per il paese. Domani a questo corso fiorito si attendono almeno 60.000 spettatori, pensate. E adesso dall'altra parte dell'Italia, a Fagagna, in provincia di Udine, dove sempre domani, domenica, sarà il giorno della cicogna. Infatti si tratta di un evento unico che permette di assistere alla liberazione di grandi uccelli ospiti da anni a Fagagna. Alle 9.30 appuntamento all'Oasi dei Quadris, dove si assisterà a questa liberazione. Ingresso gratuito per tutti, grandi e bambini, ma ricordatevi che non sono le cicogne a portare i bambini. Sempre domenica a Bastia Umbra, se dovete mettere su casa, il posto che fa per voi, perché c'è Expo Casa, ultimo giorno della 36ª edizione di questa manifestazione, 500 stand, 24.000 metri quadrati dedicati a tutte le ultime novità per le nostre abitazioni. Appuntamento allora a Umbria Fiere dalle 10 fino alle 21. Avete molto tempo per scegliere i mobili. E ora il nostro ricordo. Il 10 marzo del 1973 veniva pubblicato The Dark Side of the Moon, l'ottavo album dei Pink Floyd. Novità eclatanti e testi raffinatissimi che parlavano di conflitto interiore, di rapporto con il danaro, del fluire del tempo, della morte e dell'alienazione mentale. Ma c'erano anche delle incredibili novità tecnologiche dentro quel disco, perché il tecnico del suono dei Pink Floyd, Alan Parsons, per la prima volta usò un registratore a 16 tracce e effetti sonori ripetuti a loop per dare quella situazione sonora, ecco, direi situazione sonora dei Pink Floyd, che è diventata irripetibile e un marchio di fabbrica. Dark Side of the Moon, 50 milioni di copie vendute, uno dei più grandi successi dei Pink Floyd e uno dei più grandi successi di sempre. Vi auguro un buon fine settimana con altrettanta creatività e fortuna. A te Andrea.